Antonio Ponte è tornato allo stadio Artemio Franchi oggi per la festa dei 115 anni. Sì, infatti non sapevo, a dire la verità non lo sapevo. E poi mi è stato detto, siccome ero a Siena, ho pensato di venire ed è la prima volta che vengo da quando sono uscito. Con la proprietà vi siete lasciati abbastanza male, adesso quali sono i rapporti? Praticamente non ci sono, ci siamo, diciamo, cediamo poco appunto per ovvi motivi, diciamo che non ho più rancore, per me la questione è chiusa e quindi guardo avanti e auguro tutto il bene possibile a Siena, che ce la facci a tornare dove era. Alla fine è stato detto che Ponte ha realizzato più del massimo con la cessione della Robur, è così? Io ho perso mica male, anzi tanti soldi, ma non sono qui a ricordare queste cose qua. Io preferisco ricordare i bei momenti che ho vissuto qui a Siena, le grandi vittorie, le vittorie dei campionati e le feste che abbiamo fatto tutti insieme, quindi preferisco ricordare queste cose qui piuttosto che quelle cose che è meglio dimenticarle. Ancora interessi a Siena? Interessi in che senso? Interessi di tipo sportivo, affettivo, no, appunto, economico? Affettivo certo, sono chiaramente, ho tanti amici qui ancora a Siena, vivo ancora a Sovicilla, quindi è vicino Siena, quindi sono diciamo il 50% qui a Siena e il 50% tornando in Svizzera a Zurigo. Un messaggio per i tifosi della Robur? Auguro che finalmente tornano alla vittoria, specialmente qui in casa vedo che hanno difficoltà a vincere in casa, non so perché, ma spero che questa passione che hanno che venga ricompensata con una vittoria di campionato. Il futuro di Ponte è ancora nel calcio? Probabilmente sì.